Amici del canale Stay Traditional, ciao a tutti. Questo è il mio modo per ringraziarvi tutti quanti. Ci andava un coro da stadio perché siete una bella squadra, tutti, nessuno escluso. Grazie, settimana particolare. Una marea d'affetto così non l'ho mai ricevuto in vita mia. Lo dico sul serio, sono rimasto allibito, scioccato, non me l'aspettavo. Come un'onda, mi avete travolto. Mi sono segnato qualche nome perché non voglio dimenticare nessuno. Grazie veramente di cuore a tutti i nuovi iscritti e a tutti quelli che in questi giorni hanno commentato i video. Sono stati tanti complimenti, sono stati tanti gli apprezzamenti, i consigli che non mancano mai, quindi fanno molto piacere. Ma a questo punto mi tocca fare i saluti. Li ho segnati perché la mia età, la mia memoria non è eccelsa negli ultimi anni. E siccome non voglio dimenticarvi, ho preso il famoso carta e penna, ho fatto il mio foglietto. E, è un ordine sparso, non è un ordine di importanza. Siete tutti importanti dal primo all'ultimo. Enzo Orli. Wow, mi hai travolto, veramente, mi hai travolto, sei stato gentilissimo, super affettuoso, tecnico nei commenti, grazie e un grande saluto va a te. Stefano Polo, Albino, Emiliano Izzi, Francesco Franchini, Fabrizio Simoncelli, Federico Lucas e tutti i nuovi iscritti. Io adesso ho perso di vista il canale perché ho finito di lavorare da poco, sono arrivato a casa doccia. E siamo qua per la sbarbata del fine settimana. Ci tengo ancora a dirvi grazie perché senza di voi non mi stancherò mai di dirlo, non andrei avanti. Quindi cercherò veramente spero di allietare ogni vostra visione del video in maniera più simpatica e semplice e diretta possibile. Sarò me stesso come dal primo all'ultimo video che farò. Mi avete veramente emozionato, sono sincero. Veramente, non me l'aspettavo tutto questo affetto, improvviso oltretutto, non sono abituato, sono sempre stato abituato, essendo ultras, a dare affetto, sempre a dimostrare agli altri amore e affetto, ma mai a riceverlo. Quindi mi sento un po' frastornato e spiazzato, però devo dire la verità, fa tanto tanto piacere. Ok, ora ci diamo una calmata, una rilassata, dopo questa botta adrenalinica di questa settimana. E cosa presentiamo finalmente? Finalmente per tutti voi, edizione limitata MDL6, che è andata già a ruba. Pensate, ragazzi, che è finita. Mi hanno detto già il pomeriggio stesso. Il mattino è stato presentato, al pomeriggio è già andato out of stock, esaurito, finito, non ce n'è più. Chi lo vuole, gliene mando qualche pezzettino volentieri. Lo divido con tutti voi. Allora, Mauro di Lernia fa uscire questo MDL6, targato ovviamente Extra Cosmesi, quindi prodotto da Donato Ciniello, vedete? Crema da barba artigianale e arricchita con olio di neem, vitamina A, C, E. A cosa servono tutte queste vitamine? Servono alla nostra pelle. Serve la nostra pelle, quindi una goduria. Allora, devo dirvi la verità, l'ho già testato perché ho fatto la mia testa di cazzo e adesso insieme a voi andiamo a farci la sbarbata, a togliere sta schifezza di 2 giorni che c'ho in viso che già non mi piace. Allora, prova olfattiva. L'ananas è predominante qua in questo tropical, è predominante. Ananas, ho sentito anche della fragola. Avete presente, chi si ricorda i Cyclas Big Bubble? Li ricordate? Ecco, un po' mi ricorda quello, il Big Bubble. Insomma, comunque è una fragranza molto fresca, molto estiva. Deve piacere,
che deve piacere, però dai, lo proviamo. Qua abbiamo l'after abbinato, possiamo vedere bene. Andrea, non mettere mai le dita davanti, bravo. Ve lo giro anche dall'altra parte. Chi vuole fare fermi immagini e leggersi le caratteristiche lo può fare. Bene, io direi che facciamo vedere anche che lametta utilizziamo oggi. Oggi sbaglierò di nuovo, magari utilizzo una lametta che non va bene, però ci sta. Io ne ho provate, come vi ho detto, un'infinità di lamette e sono giunto a conclusione, dopo una serie di test infiniti, che la mia preferita in base alla mia pelle e al mio pelo è la straverde. Però mi sembra giusto e corretto ogni volta farvene vedere una nuova e testarne una nuova, anche se l'ho fatto in passato, perché magari è giusto che anche voi sappiate, boh, se è efficace, se per voi, magari per la vostra pelle va bene. Io vi consiglio di non ascoltare me perché è un discorso prettamente secondo me soggettivo. Secondo me a ognuno sicuramente si troverà meglio con una lametta piuttosto che un'altra, a prescindere dalle caratteristiche, va bene? Ok, quindi utilizzerò una Derby Premium Black. Allora, ho letto che è fatta con un acciaio svedese, ma prodotta ad Istanbul, Turchia. Poi, che pennello utilizziamo oggi? Qua bisogna avere una forza a tenerlo su. Allora, utilizziamo questo Hulk della Resorock. Si vede? Allora, è un sintetico, Plisoft. Spiego un attimino magari cos'è il Plisoft. Il Plisoft appunto è un materiale sintetico dei più pregiati che ci sono in circolazione, quindi risulta veramente super 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 morbido, eh? Fantastico. Vedete quanto è grosso? Faccio vedere la proporzione con la mia mano, che è una mano non piccola, eh? Guardate che bestia. Eccolo qua. E oggi ciotola turca. Visto che le lamette vengono fabbricate in Turchia, ad Istanbul, gli abbiniamo la ciotola turca. Allora, lo bagniamo sto benedetto viso? Sì, vai, si va. Nonostante sia uscito come al solito dalla doccia qualche minuto fa, è piaciuto il coro da stadio, grazie ragazzi almeno. Magari non tutti siete tifosi, però insomma, una curva che canta per voi è piacevole. Almeno mi è venuta st'idea, mi è balenata st'idea e ve l'ho dedicata tutta per voi, grazie ragazzi. Allora, metto un po' di furbetto come pre-barba, sempre fresco e secondo me efficace. Ah, ovviamente, e anche quest'oggi zero barba di mattina, non ce la farò mai. Non ce la farò mai. Vorrei metterla a sveglia tipo alle 3 del mattino e farla, però poi mi manca il coraggio. Già mi alzo presto e dormo poco. Sarebbe un delirio. Andrei a lavorare proprio come uno zombie. Ma prima o poi sono sicuro di farcela. E magari ste stati in vacanza. Voilà. Allora, preleviamo un po' di sapone, ne tengo un po' da parte per voi che se lo volete ve lo spedisco. Un po' per uno non fa male a nessuno. Lo divido volentieri con tutti voi. Allora, prelevo il solito mio indice e lo vado a spiccicare in ciotola, sul fondo della ciotola. La faccio vedere. E ora vai di Hulk, l'incredibile Hulk. Guardate con quale prepotenza. Ma se massiccio sto pennello.
bisogna avere dei muscoli per tenerlo su sto pennello. Fa due giri già, guardate. E due giri già, guarda che crema. Guardate se dico cagate. Potente questo Hulk. Per grandi uomini. Grossi in questo caso, non grandi. Che sono solo grosso, non grande. Guardate un po'. Montato super bene. Gli metto solo ancora qualche goccia. Che la voglio più soffice possibile. Facciamo uscire l'aria. Ecco. Guardate un po'. Spettacolo, vai, andiamo a montare in viso. Oggi Polo può che stare da giocatore, perché qua e che giocatore. Quanti soldi ho sprecato nel gioco, vabbè, sto solo io. Anche lì, è un hobby, anche quello. Cercando sempre di non farsi male, che il gioco è pericoloso. Non giocate, ragazzi. State lontano dal gioco, piuttosto spendete i soldi in cene, vestiti, barberia, ma non buttatoli nel gioco. Sono veramente campati via. Eh? Meglio coltivare qualche altra passione. Super morbido questo Hulk. Grande, grosso, però morbidissimo. Non vedo l'ora di togliere sta barbaccia, ragazzi, io ogni due giorni la faccio, ogni tanto anche tutti i giorni. Solo che cerco di trattenermi, sennò i video come cazzo lo rifaccio a pelle liscia. Vabbè. E allora ogni tanto mi trattengo. Sennò sembra che faccio finta di farmi la barba, non ne ho. Ecco, io amo molto, ci tengo a dirlo, a tanti non interessa. A me piace molto il BBS, cioè la rasatura liscia, cioè essere l'effetto liscio come un, si dice in gergo, come il culo di un bambino. E BBS appunto vuol dire quello, in inglese, un acronimo. Baby butt smooth. Liscio come il culo di un bambino. A me piace la rasatura così, voglio sempre essere liscissimo. Patisco quando ho appena finito, già sento un punto che gratta. No, io la rasatura lo so che tanti non sono d'accordo, ma anche questo è una cosa super soggettiva. Chiaro che con un mano libero non potrei mai ottenere, credo, almeno io non sarò mai capace di ottenere una rasatura come piace a me. Allora, io inumidisco ancora un po' il pennello e la voglio non a stucco, ma bella fluida. Poi voglio spennellare. Allora, lo diciamo che sta fragranza. Allora, devo dire la verità, snasando in ciotola era molto più pronunciato l'ananas, la fragola. Devo dire che adesso o il mio naso si è abituato, già, è assuefatto, o invece un pochino è meno pronunciato. Beh, comunque, come al solito, Don Donato ci delizia con prodotti super. Anche questo. Beh, direi che ci siamo. Allora, abbandoniamo qua Hulk un attimino. E
Passiamo a rasoio, ragazzi, mio preferito, non va annoiate, ma io sono il mio preferito, che è il Barbercrawl Omega. Non l'ho comprato per esporlo perché fa figo, ma secondo me, oltre a essere carino, è anche efficace. La metta, abbiamo già detto, guarda, la utilizziamo. Allora, bagno un po' il rasoio, vediamo di non farci danni, come al solito. Perché è sera, pomeriggio tardo, e non voglio farmi danni. Dai, speriamo. Non voglio farli, ma... Inevitabilmente, ogni tanto li faccio. Come vi dicevo, questo rasoio, oltre ad essere carino, è vero che può sembrare che uno l'abbia comprato solo perché Barberpol, bei colori, bell'oggettino, però io trovo che sia anche un rasoio efficace. Chi è che ce l'ha di voi? Lo fate sapere? E non lo vedo mai nessuno. Sono curioso. O ci andava una ripulita, non ce la facevo più. Mi sento zozzo quando ho anche solo la ricrescita. Cazzarola. Anche ste lamette dicono che siano dolci. Ah, non mi dispiace, per il momento non mi dispiace. Poi io sono solito sempre fare qualche piccolo danno perché insisto comunque a non farlo in mattinata presto, perché quando ragazzi, come vi ho già detto, quando lo faccio in mattinata presto, a me il risultato viene sempre migliore. Giuro, eh? Non lo dico per dire. Viene meglio alle prime ore del mattino. La sera, pomeriggio tardo, quando torno dal lavoro, non è la stessa cosa. La faccio, per carità, però non trovo che sia la stessa cosa. Probabilmente tutta la giornata di stress, viaggio, tutta una serie di cose. Magari non è il momento ideale, però io insisto. Guardate che crema. Adesso lo risento di nuovo, esplodere. Ananas, fragola. Veramente. Un succo di frutta. Fantastico. Obliquo. Si sente? Io lo sento canticchiare. Che roba.
Oh, alla fine da ex ultras, cioè ormai non milito più, ogni tanto vado a vedermi qualche partita, ripeto, così, anche con delle mie amiche, giusto così, ma alla fine gli ultras siete voi, eh? Tutto sto calore che mi date, tipicamente da ultras, poi oltretutto ti fate una squadra piccola, come sono io, sono nessuno. E mi avete riempito di affetto. Sta cosa qua me la porto nel cuore. Non l'avrei mai pensato. Mi avete stupito. In positivo. E va bene. Allora. Diamo di contropelo con l'incredibile Hulk. Mazza se pesi, oh. Mettiti a dieta. Sembri me. Imponente. Molto delicato. Sapete che io adoro i sintetici, eh? Secondo me fanno un lavoro eccezionale. Io ho bisogno di delicatezza. Ho contropelaccio. Se si fa sentire. Che roba. Cerchiamo di non far danni nel finale, eh? Io sono famoso per fare danni nel finale. Ecco, visto che siamo in gergo calcistico al 90esimo, autogol. Ragazzi, Sapone. Fenomenale. Complimenti a Donato, Ciniello e a Mauro, sicuramente per la collaborazione che avranno studiato insieme. Devo dire la verità, spettacolare, buonissimo. Allora, vediamo dove siamo messi. Ah, c'è qualche ritocchino da fare. Vediamo un attimino. Io figli non vedo. No. Sentiamo. Wow, liscio. BBS raggiunto, eh? Molto molto liscio. Sono soddisfatto, soddisfatto della rasatura. Molto. Mi sciacquo il viso con acqua fredda e sono da voi. Non scappate. Ah, bello.
bello, bello. Vediamo se c'è solo qualche punto da... Io a lume di rocca, a prescindere un pochino, metto sempre. Allora. Ok, prima di mettere l'after, allora facciamo un attimino il riassunto. Questa che è avanzata, che ne facciamo? Che peccato. La rimetterei in viso io. Vabbè. No, perché comunque sono prodotti che anche dopo fanno sempre bene alla pelle. Va bene. Allora, ve lo faccio rivedere. MDL6, prodotto da Extra Cosmesi, Donato Ciniello, mitico, di Settimo Torinese. Arricchito con olio di neem, vitamina A, C, E. Crema da barba, come potete leggere, artigianale. Che voto dargli? Beh, Tropical deve sicuramente piacere, perché vi ho detto che predominante l'ananas e la fragola. Io ho nominato un po' il Big Bubble, il vecchio Cicles anni 80, era anni 80, sì, me lo ricordo quando ero un bambino. E, però devo dirvi la verità, mi piace. Mi piace, credo che per l'estate questo finirà, sempre se non devo spedire e devo dividerlo con voi, devo mandarlo in pacchettini minuscoli. After, allegato, e adesso andiamo a sentire. Però prima, visto che ho passato un po' di allume ed è un sale, andiamo a togliercelo, Andiamo a togliere e poi si va di splash. Molto delicata comunque questa crema. Si sente che è nutriente, si sente parecchio. Mi ha dato veramente un beneficio alla pelle, devo essere sincero. Va bene. Vai di splash. Prima la testa. Ovviamente sempre abbondante, io sono per l'abbondanza. È molto freddo, l'ananas ragazzi si sente tantissimo. Se non vi piace l'ananas lasciate stare come fragranza, perché si sente tantissimo, parecchio. Però io lo trovo eccezionale. Fantastico. Allora, sventoliamo un attimino. Intanto ritorno a dirvi che senza di voi questo canale non esisterebbe più. Non è una minaccia, ma è un merito vostro. Ecco, il merito è tutto esclusivamente vostro, ve lo dico sinceramente e col cuore. Quindi grazie per seguirmi sempre, grazie per i vostri commenti, un abbraccio a tutti quanti grandioso e grazie ragazzi, come vi ha cantato la curva, grazie a tutti. Stay traditional, ci vediamo alla prossima sbarbata. Mi raccomando, commenti a manetta, consigli che ne ho sempre tantissimo bisogno, tanto bisogno di voi. Grazie ancora per l'affetto e ciao da Andrea. Ciao!